www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Signor Di Lena, sì. Come vive lei questo momento stamattina in questa palestra dove c'è la manifestazione di fine anno? È un momento bellissimo, sono contento per mia figlia che ha vinto questo concorso, sono soddisfatto visto che è un partecipante dei 12.000 bambini. Stiamo aspettando che si fa la festa e poi c'è la punizione. E alla signora, ecco, dove andrete con questo viaggio, con questo premio? Ancora non si sa, tra Verona e Torino, ancora non lo sappiamo. Giornata di festa alla palestra comunale di Mussomeli. Lei è la mamma di Aurora. Aurora è stata una delle, ecco, dei 5 bambini, ecco, premiati in tutta Italia per questo concorso scolastico promosso dall'Alleanza Toro Assicurazione. Signora, come si sente stamattina? Felice. Felice perché ha vinto o perché c'è un'atmosfera così gioiosa? Sì, per l'atmosfera, sono felice per Aurora, no? Perché ho vinto, perché alla fine ha vinto Aurora. Ma Aurora ha dormito stanotte? Non tanto. Dormirà quando andrà in vacanza assieme, preside. Ecco, un suo pensiero sulla manifestazione. Questa è una manifestazione di sport gioioso che ogni anno noi facciamo perché crediamo nello sport che serve a migliorare la vita e a fare crescere bene. E la scuola deve mettere lo sport, l'educazione motoria al primo posto. Infatti da quando sono qui dico anche i bambini della scuola materna fanno pure sport, gioco motorio. E allora tutti facciamo festa. Facciamo con noi anche l'assessore allo sport. E non può non confermare quello che ha detto il preside, essendo appunto una persona che dello sport ne ha fatto una propria professione. Per cui dico, convenga l'attività motoria all'interno della scuola e quando questo diventa manifestazione di grande interesse, convenga. Sono i bambini fortunati, certamente, e l'assicurazione non può assicurare tutti, ma ha assicurato almeno un regalo a tutti i bambini che hanno partecipato. A tutti gli altri bambini verrà dato dalla scuola un regalino, quindi tutti alla fine saranno contenti. Federica, lo vedo che ci sono alcuni bambini che dicono a me niente. La scuola ci ha pensato, anche per noi. Va bene, non vi preoccupate, purtroppo l'assicurazione non può assicurare tutti, ma assicurare tutti un regalino. Però ci pensiamo noi alla fine della manifestazione. Sovia ha lanciato un'iniziativa nazionale che in collaborazione con le scuole i bambini dovevano compilare attraverso un sito l'Italia che avrebbero voluto nel prossimo futuro. Una
commissione nazionale ha visionato oltre 22.000 elaborati. Di questi 22.000 elaborati dovevano vincere solo 5 persone a livello nazionale, quindi 5. Devo dire che siamo stati fortunati perché tra i primi 5 a livello nazionale, 2 sono ragazzi di Cussumeli. Primo vincitore, Dilena Calogero. Dilena Calogero. Che premierà il signor sindaco, il bimbo qua vicino, quasi che si vede. Pari merito è Lomuzzo Aurora. È soddisfatta? Molto soddisfatta e contenta di questa collaborazione che si è stabilita con l'Alleanza, perché abbiamo dato la possibilità ai bambini di fare un'esperienza nuova, quella di un concorso locale gestito da noi, ma allo stesso tempo partecipare a un concorso a livello nazionale. Due bambini di Mussomeli. Due bambini di Mussomeli della nostra scuola, e quindi una grande soddisfazione. E poi anche gli altri bambini sono stati pure bravi, perché si sono impegnati a disegnare come volevano il loro paese. Grazie, arrivederci. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.